questa fa proprio perché ti convegno trovai a piazzetta e ritorno a me di pensiero da guagnon da creator fino a chi in utta cacaterro castida clamei ciassune a kenda reide asciugue o pallon mezza strada senza aver tratto Marue ha chiamato soldato su potrana una radia pecciata che c'è che andava così ma metto giù si parla ci sta con la canzone. Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Oggi ci abbiamo un altro bellissimo ospite, bellissimo in tutti i sensi. Grazie, Lelo. Bello, bello d'animo, bello di cuore, bello di tutto. È un nostro amico che purtroppo vuole tornare a Barletta a lavorare e non riesce. E non riesce. Questo non lo dico. Adesso. Eustachio, buongiorno! Buongiorno, buongiorno a tutti! Ragazzi, scusate. Tanto il segnale va via, ma non è colpa nostra, purtroppo noi siamo tecnologici, ci sono zone che prende e non prende. Poi oggi è un orario insolito, mi regolo io a quest'ora già dovrei stare a lavorare, siccome che c'è state le votazioni ed è festa. Quindi allora, si fanno le cose con calma. Si fanno le cose con calma, almeno qualche volta che diamo ci sta. È certo. Questo privilegio di svegliarci un po' più tardi. Diciamo pure che ho trovato Peppe per caso e Peppe oggi parte e ha detto sei andato, no? Bellissima questa questo fuori onda. Niente Peppe, tutto a posto. Tu sei tornato dopo 2-3 mesi che mancavi. Sì, all'incirca. Come l'hai trovata a Barletta, Peppe? Andrato Nannens. La questione sembra che sinceramente l'ho trovata un passo avanti, sì. Anche se secondo me le problematiche della città li conosciamo tutti. Sono d'accordo. Vorrei sempre sottolineare che alla fine se non cambiamo prima noi, bravissimo, non cambia il sistema. Bravissimo. Ci soffermiamo un attimo sulla questione spazzatura. È vero che magari la differenziata è un pochino incasinata. Sono d'accordo, io dico pure che purtroppo ci sono zone come abbiamo visto oggi, per esempio stranamente era pulitissima la scuola Musti, dove di solito è un cacatoio, scusate il termine, sì, sì. È un cacatoio che tutti i cani, cioè tutti i padroni con i cani vanno a farli fare i bisogni e non puliscono, e questa è una cosa che è un po' vergognosa. Non sappiamo se metteranno una legge severa per quanto riguarda che se c'è il cane e ti beccano a non prendere i loro bisogni, ti fanno già, dice che stava, però dice che ora sarà più, che ora i cani sono assai, cioè prima non c'erano tanti cani, diciamolo pure. Alla fine io credo che, ritornando sempre al discorso, non dobbiamo aspettare la legge, però ti dico Lello, l'altro ieri mi è capitato di vedere più di un ragazzo o ragazza con il cane, e una cosa bellissima, oltre ad avere la palettina eccetera, avevano una bottiglietta d'acqua da versare, sì, magari dove fa la pipì. Bravissimo. Ma io, il voler crescere, bravissimo, si può fare. Buongiorno Vicky, buongiorno Rosario. Buongiorno ragazzi. Giuseppe, quello che dicevi secondo me è proprio quello, è che i giovani devono dare l'esempio ai grandi, certo. Perché se i giovani fanno vedere che quando fanno la cacca, quando fanno la pipì, fanno con l'acqua così, cioè, l'anziano dice oh, lo fa questo, cioè, mi sentirei anche io. Va di fretta, va bene, deve andare a lavorare, chi ha fretta giustamente. Ma non mi bestemmiate, scusa, che c'entro io, scusa. Passami. Io ma lei lo sa che questa è la macchinetta di Barletta Vesti. Forse non lo devo mettere le lampeggiate. No, perché lo sai che dice il mio amico Franco Lanotte che sta a Roma?
è stato ufficializzato l'elezione di Damiani, credo anche, sì. Sì, 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 sono ufficiale. Va bene, più ne siamo, meglio è. Finalmente abbiamo 3 senatori a Barletta. Un'ottima notizia. Almeno quello. Ora devono confermare, se possibile. Speriamo. Anche perché la questione politica è un po' ingarbugliata, vedremo come andrà a finire. Comunque diciamolo pure che avendo 3 senatori possono aiutare di più la nostra città. Assolutamente. Speriamo. Noi diamo sempre la speranza. No, per esempio il voto che c'è stato, tornando al voto 5 Stelle, è stato proprio un inno al cambiamento, un inno a non ce la faccio più, un inno a tutto. E il popolo si è stancato. Ma ha ragione, ma stiamo a scherzare. Io sono d'accordissimo, basta scherzare. Cioè, non si può. E qua veramente non c'è più dignità, non c'è più reddito lavoro, cioè, che mancano dappertutto. Certo che là adesso la E l'immigrazione è quella che è pure. Purtroppo l'immigrazione fa tanto, perché c'è spendere tanti soldi per. Ma io non è per essere razzista, sia ben chiaro, ci mancherebbe. Ma scusi, se i problemi ci sono in Italia, prima esistivano i problemi dell'italiano o no? Assolutamente, Lelo, alla fine si. Ho messo gli altri, madonna mano. Oia Irka, insomma, che. Le pulite da fare, Lelo. Ma no, senza vedere quando finire. Cioè, noi siamo speciali, Lelo. Siamo specialisti in queste cose. Io dico sempre una cosa, l'importante è che si voglia veramente fare il bene della nazione, perché abbiamo bisogno di un cambiamento, di una sistemazione. Noi non possiamo veramente, vedi, i miei coetanei, io non puoi di più, sì, insomma, sì. I 20-22 che non lottano più per la nazione, pigliano e se ne vanno. Sì, perché sì, non ci non sono più le condizioni di stare, questo è verissimo. No, è verissimo. Se tu apri un'attività, se vuoi investire, no, non ce la fai. Le attività non ce la fai. Non allora, ce la onde fai. Evitare di arrivare ad un paese vecchio fra 20-25 anni, è qua che bisogna creare il futuro dell'Italia. Ma diceva, no, investiamo su di voi, non panociotti. Che sia poi nell'apertura delle attività, con gli sgravi fiscali. Sono d'accordo. Il discorso non è molto complicato, però lo devono voler fare, altrimenti Lello, stiamo sempre a te, sono straco. Io ti parlo da giovane che vivo, non me ne vorrei mai andare dall'Italia. Sono straconvinto di questa cosa che stai dicendo, perché l'Italia è bellissima. La sposo in pieno, perché è la verità, perché quando sento amici che vanno a lavorare a Londra a fare i camerieri, i barristi, cioè. Ma veramente. Ma sai cosa funziona bene in alcune circostanze d'Europa, tipo Londra? Che è vero, tu entri da classico barista, però cresci, Lello. Sì. Tu poi fai esperienza, cresci e ti salgono la qualifica, ti salgono la mansione. Cosa che in Italia non succede. Sei apprendista, per esempio, quella cosa che hanno detto i 5 Stelle, che ti danno il reddito per. Che ti danno tre lavori, se tu al terzo lavoro tu hai rifiutato. Allora, quella è una cosa che funziona in molte parti d'Europa. Non è che noi ti regalano i soldi, ti danno questo sovvenzione. Però ti danno le possibilità, ti chiamano, quello sei da scupastro, tu se dici no la prima Buongiorno, volta. Buongiorno Don Bruno! Se dici no la prima volta, la seconda, la terza volta, perdi l'uva e. Ma è anche normale, scusa. Cioè, ma è anche bisogna normale. Sedersi sul reddito. È sempre noi che ci dobbiamo invogliare andare a trovare lavoro, con tutta una circostanza di situazioni da mettere in piedi. Perché sono non è d'accordo. Bacchetta sono magica, domani l'Italia. Ma è così, no. È così. Io ti do la possibilità, sì, non mi interessa. Poi alla terza a casa e non percepisci più niente. Che non è giusto. Cioè, poi vogliamo parlare di chi ha 3 lavori, chi ha 4 lavori. Cioè. Debellare quello anche. Il nero, il male, che c'è molta gente, c'è gente che sta in pensione e lavora lo stesso, gente che sta. Però Peppe, è anche da dire che purtroppo per mantenere non un tenore di vita normale hai bisogno. C'è anche da dire questa cosa. È là che bisogna intervenire, bello. Bravo. Cioè, diciamo che uno. Che ti scendi l'uomo, andate a prossimo. È quello, e allora uno dice, pure a fare un fatto cosce,
capigliacci di Roma, quella 100 euro mi aiuta a pagare la luce, pagare tutte di queste cose. Ecco perché riallacciandoci al discorso, cambiare sì, però prima ma cambia no. Sono prima dobbiamo cambiare noi. Sono d'accordissimo. Speriamo. Che sì. Qua veramente stanno tornando i poveri, veramente. Sì, i poveri. Io ne conosco un paio veramente, veramente poveri. Che ho visto anche andare alla Caritas. Quelli hanno dignità di andare, ma stanno quelli che non ci vanno perché si vergognano. Certo. Perché veramente è dura veramente. E noi non siamo, né senza offesa gli altri paesi, noi non siamo il terzo mondo, cioè noi siamo l'Italia e non dovremmo quantomeno non avere, perché ci saranno sempre, tante grosse realtà di povertà, non, in un paese che comunque è ricco a livello di storia, ecco, di turismo. Ecco la tua stazione. Allora Lello, se mi permette, aprire una piccola parentesi sulla stazione di Barletta. Io ho scritto anche a varie istituzioni su Facebook, sì. Dalla quale una mi ha risposto e mi ha chiesto se potessi girare questa lettera direttamente a Riti Ferroviarie dello Stato, che purtroppo adesso stanno attraversando un momento pessimo per via del freddo, eccetera. Allora, io sono un continuo viaggiatore, tu sei benissimo. Sì, sì. E mi sono sempre più reso conto di quale sia la grossa problematica che abbiamo alla stazione di Barletta, cioè nonché capoluogo della BAT, quasi 100.000 abitanti, 95.000, noi non siamo dotati né di una scala mobile, sì, e né di un ascensore porta bagagli disabili. Bravissimo. Io questa cosa non me la riesco a chiedere, come sia possibile, cioè quando si parte, quando si torna. Ma in tutte le stazioni mi sa che ce l'hanno. Allora senti, sarà che Pescara sia quella che sia, scendo che è una stazione colossale e ci può stare perché è capoluogo, eccetera eccetera, molte persone confluiscono, però poi scendo a Montesilvano c'hanno lo scarico dei bagagli disabili, più che disabili che bagagli. Io vedo che a Barletta sono in grossa difficoltà quando qualcuno deve pigliare un anziano che porta due bagagli. No, anche per attraversamento, perché ora diciamo con questo che si è alzato hanno fatto un sopralzo che è difficile anche passare, cioè io non mi riesco a capacitare come mai almeno le scale mobili, almeno quelle, com'è che non siano presenti, anche se mancano i servizi a Barletta, per esempio mancano. Allora ne vogliamo parlare ora, che dici ma mo che c'entra il mare? Certo. Ci abbiamo quella bellissima, il bellissimo ponente, che c'è un po' di spiaggia libera. Mi dici tu che non metti un bagno, i bagni chimici, cioè come uno dove deve andare a fare la pipì? A mare, dove la va a fare la pipì? Quello ma è inutile che uno si... Poi quelli che fanno tutta la sera, che vanno dal venerdì notte, che si stanno il quello sabato... Quello deve cambiare, Lello, non è più possibile. Ma è possibile con i servizi. Semi attrezzi ad area camper. Bravo. Altrimenti fammi mettere gli stabilimenti, fammelo occupare dagli stabilimenti, fai crescere. I servizi, Lello, mancano i servizi. E i servizi sono le cose più importanti. Perché giustamente se io devo andare a fare la pipì, dove devo andare se non c'è niente? Perché forse mi dice un amico, Barbaro Pietro, se ci fai caso l'ascensore lo stanno mettendo. Beh, ascolta Barbaro, ti rispondo in diretta. Io sono qua da un paio di settimane, è una mia mancanza, tanto domani riparto e constaterò questa situazione. Grazie per la tua segnalazione, complimenti. Magari. Rimane comunque il fatto che dovevano già da qualche tempo iniziare a... No, è una cosa... Ma sono, purtroppo dobbiamo trovare tutte le soluzioni per questi vari problemi, i problemi dei cani, i problemi dei disabili. Purtroppo ci sono. Ci sono. E allora il disabile, non, già è disabile a conto suo, già si sente, c'è il cuore... infranto, cioè il cuore di rabbia. Chi va non deve avere queste possibilità di fare come dovrebbero fare tutti i cittadini, cioè di farsi la passeggiata, di salire sul marciapiede, cioè
Il disabile veramente è brutto. Cioè, non bisogna creare queste barriere, cioè, non è possibile. Bravina, beh, cioè, anche perché non siamo più, stiamo parlando di 2018, stiamo parlando. Ormai siamo nell'era tecnologica, ormai siamo non avanti. È più, non possiamo, non è più come una volta, no. Perché poi anche perché ci sono sovvenzionamenti per queste cose. Certo. Cioè, dare una mano ai disabili, ecco perché io mi incazzo quando quelli. Allora, Vincenzo Dell'Olio, a Bicelle l'hanno messa l'ascensore dei disabili. A Bicelle, hai visto? Cioè, adesso ci saranno le comunali a giugno. Io mi auguro che qualunque sia il proseguire a livello di sindaco, amministrazione e compagnia bella. Sì, bisogna dare, cioè, una bella martellata. Abbracciarsi tutte le cruci. I problemi della città risolverli se possibile. Anche discuterne, perché ognuno ha la sua idea, ma l'importante è che si fa qualcosa, perché se si fa qualcosa, anche poco, ma si fa. Certo, noi abbiamo la fortuna di andare continuamente nelle varie trasmissioni, tipo varie sedine variabili, un anno fa da un'altra ad aprile, che stanno parlando negli ultimi due mesi, AC Driver, tanto di Barletta, cioè quella è una grossa pubblicità, che ti può portare grossi frutti, che sei il turista. A Vissarue che sei stato, diciamo, bello! L'anno prossimo te lo puoi ritrovare di nuovo a Barletta, per una settimana, magari 10 giorni. È una cosa in crescendo, quindi. Sono d'accordo. Ci dobbiamo fare trovare pronti, Lello. L'estate è prossima. L'estate è bella, l'estate. Poi è una città che c'ha storia. Bravissimo. Cioè, noi stiamo sopra il libro d'astuda, Lello. Cioè, noi stiamo a parlare del Barletta, cioè noi teniamo uno dei castelli più belli del mondo, no, ma. È stato inserito nelle 20 fortezze più belle d'Italia. Cioè, stiamo a scherzare. E che bello, noi cosa ci abbiamo? Noi siamo sui libri di storia, ti ripeto. Ci abbiamo la cattedrale, ci abbiamo il mare, ci abbiamo. Cioè, noi non possiamo lamentarci come paese, cioè, no. Noi siamo una città. Assolutamente. Cioè, siamo una città, non siamo più un paesino, non siamo più un comune. Noi siamo una città. In città il problema delle barriere architettoniche è sottostimato. Se esci per Vittorio Veneto, il marciapiede è impraticabile per disabili e normodotati. Ma se vede il sociale dovrebbero fare perché non vedo la sezione vergognoso. Michele Russo. Avete ragione tutti, veramente. Io mi sono permesso di sollevare questo piccolo problema perché non è possibile avere queste barriere vere e proprie, non è proprio possibile. No, perché, ripeto, il diritto di vivere come è per tutti. E le mafie che a tassi in mano. Sì. E non esiste. E oggi è stato un bel buon giorno, oggi è stato un buon giorno molto bello, molto parlato di problemi seri, non le solite. Le ci solite sta, cose, no, perché è bello, vedi, interagire con te, con tanti amici che vogliono sentire queste cose, non solo cazzate, vedere la propria città, perché è bello vedere la propria città, ma vedere anche i vari problemi. I cambiamenti, i cambiamenti in meglio. Che qua si parla. Cioè, a me, per esempio, queste lezioni che sono finite, non mi è piaciuto il modo di vivere questa campagna elettorale, tu a buttare merda a quello si è andato troppo pesante, ed è stato secondo me una pietra che è tornata indietro. Sì, sicuro. Io senza entrare tanto nei meriti, come ti ho detto prima, quando eravamo a fari spenti, è sempre la problematica, è sempre quella. Essere prima di tutto se stessi, poi lavorare per gli altri, quindi alla fine se si riuscisse un attimo prima a cambiare noi per poi sì, tutte le cose potrebbero iniziare ad essere molto più semplici, Lello. Sono d'accordo. Se io ci tengo la Kert e la meglio in Doge Steina, un spazzino lavorerà più tranquillamente. Sono d'accordo. Ma già il fatto che vedi la tua città bella, pulita, ma che scherzo, che ti senti anche orgoglioso di dire io abito a Barletta. Perché quando qualcuno che viene da fuori come turista e vede questa bellissima città,
però dice bellissimo, però potete fare molto di più, molto di più. Noi abbiamo cane della battaglia a morire, è vero. Ma cane della battaglia, sai quanti posti di lavoro possono uscire là? È vero. Ma sai quanti posti possono, cioè, quindi non ci vogliamo rendere conto che a Verona, per dirtene una, Verona hanno fatto la storia di Adamo ed Eva, del Giulietta, come sì, si chiama, no? Romeo e Giulietta. Di Romeo e Giulietta. Cioè, quella è una storia inventata. E poi quella è una storia inventata. E lì vanno sul balcone, cioè, non ci vuole niente. Non mi ricordo quanti anni fa, credo sia stato ai tempi di Salerno, non mi voglio sbagliare. Sì. Fece del fazzoletto di Ginevra. Te lo ricordi? Sì, i vari quartieri che si affrontarono giù nel fossato. Questa è una cosa che noi... Bellissima. Che noi... E il quartiere aveva questo fazzoletto, diciamo, per identificarsi poi nella disfida successiva. Tu dici che può essere di così... anormale. È comunque un'altra piccola quella competizione inserita nell'ambito della disfida che poteva quella, fare qualcosa. Quella è una cosa che noi di Barletta Vest con il mitico Enzo Delvi lo sta dicendo sempre, che dobbiamo fare la disfida dei quartieri. Faremo che sarà una bellissima iniziativa, però lì ci vuole tanto lavoro, certo. E anche pensare di cioè hai bisogno di sponsor, certo. Perché fare una cosa del genere, se la devi fare, la devi fare bene. Va bene, dai Peppe, grazie di questa bellissima chiacchierata, veramente di cuore, un buon ritorno al tuo secondo paese ormai. Per ora sì, diciamo così, va. Ti voglio augurare a te e alla tua ragazza il meglio di vero cuore, sperando di rivedervi a Barletta fissi. Stiamo lavorando per questo, lei lo infatti, speriamo infatti. Veramente. Io lo spero di veramente di cuore, perché siete... Io a te conosco di più, sei una persona stimata e bravissima, hai lavorato sempre e ami la nostra città come l'abbiamo noi e siete Barletta Vest. Assolutamente. E chi che siete Barletta Vest, io li amo tutti. Assolutamente. Vi auguriamo un buon martedì, oggi c'è una grande partita, Paris Saint Germain Real Madrid, sperando di vedere un bellissimo spettacolo, perché chi ama di calcio, quelle sono le belle partite da vedere. Anche se negli ultimi giorni c'è stata la situazione del ragazzo che purtroppo non ne parla, cioè, io quello dico, vedi, chiudiamo con questo discorso di quel ragazzo Asturi, poi c'è l'Elema Sondoste, ricordatevi che non siamo niente. Bravissimo. Non siamo niente, ci mancava tutto, allenamenti, cioè tutti i giorni sotto controllo. Mercoledì, dici che mercoledì scorso hanno fatto le visite mediche e se ne è sciolto. Allora, gudimici avete, casta avete, è un sonno, questa vita è un sonno. Cerchiamo di stare bene quando siamo in vita. Poi c'è l'Elema Sondoste, da Barletta Vest, Peppe.